Non sono stati ancora identificati i due cadaveri carbonizzati trovati in un'auto bruciata a Melito, nell'entroterra di Napoli. La vettura, una Punto risultata rubata in seguito alle prime verifiche, è stata rinvenuta dai carabinieri in via Papa Giovanni XXIII. Con molta probabilità si tratta di due uomini. La vettura, ora sequestrata, risulta rubata da Fragola lo scorso mese di novembre. I cadaveri sono stati subito trasferiti nell'Istituto di Medicina Legale di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto grazie a una segnalazione giunta poco dopo le 4 di notte. La vettura è stata trovata nel piazzale dinanzi al cimitero di Melito, lungo la strada che conduce alla circonvallazione esterna di Napoli e che segna il confine con il capoluogo, più precisamente con il quartiere Scampia. La macchina è stata sottoposta a sequestro per gli accertamenti del caso. Sul posto fino alle prime ore del mattino hanno lavorato sia i vigili del fuoco che i carabinieri della locale tenenza, oltre a quelli della compagnia di Giuliano.